Giuseppe Anastasi, vincitore della Targa Temco come miglior opera prima. Beh, direi che è una soddisfazione difficilmente descrivibile. Grossa, grossa, grossa soddisfazione. Il Temco, per chi scrive, è un traguardo incredibile, quindi sono veramente, veramente felice di questa targa. Il palco dell'Ariston lo conosci bene, lo conosci però avendoci suonato. Lo conosco da dietro. E stasera sarà una bella emozione, perché quel palco, a parte ci sono affezionato, ma poi una cosa è scrivere una canzone, la canta un altro, una cosa è quando sali e te la devi cantare tu, quindi sarà una bellissima botta emotiva. Anche perché porti un disco, sei stato premiato con un disco di canzoni, oggi forse è difficile parlare di canzoni. Guarda, io quando scrivo non penso mai alla destinazione che avrà la canzone, l'opera. Io credo che è un disco fatto di 11 tracce, 11 storie che vogliono descrivere un po' la vita, quello che penso io, come la vedo, o una semplice scena di qualcosa che ho visto. Quindi non so, le canzoni, le canzoni secondo me ci sono, si faranno sempre. È che... Però c'è forse un'inflazione di canzoni, ce ne so pure troppe, ecco, magari. E dal punto di vista qualitativo? Il punto di vista qualitativo, ovviamente ognuno c'ha i suoi gusti, quindi è relativo al gusto che c'è. E quando c'è tanta, tanta, tanta offerta, ovviamente la qualità un po' ne va... scende. Ma non voglio fare un discorso qualitativo, credo che la musica sia una cosa talmente bella che qualcuno, non vado a discutere i gusti, ecco, ognuno c'ha i suoi, io c'ho i miei, alcune cose mi piacciono tantissimo, alcune cose non le posso ascoltare, ecco. Senti, noi parliamo qui di Luigi Tenco, colui che è stato uno dei padri di un certo tipo di cantautorato, qual è il tuo rapporto con Tenco? Ma il mio rapporto con Tenco è con, ma è più o meno con tutta la scuola genovese, perché comunque sono stati De André, Tenco, Lauzi, Bindi, sono stati sempre dei punti di riferimento per chi scrive. È stato il punto di rottura in un periodo dove c'era il boom economico, dove persone come Tenco si sono accorte che il consumismo ci stava dilaniando, e a distanza di 50 anni, 60 anni, insomma, non c'erano tutti i torti, ecco. Quindi il punto di vista esistenzialista che loro toccano, preso da Sartre, dall'esistenzialismo in generale, è una cosa che uso, cerco di usare anche io nelle mie canzoni. Infatti c'è proprio questa scrittura per immagini che vi accomuna. Ma guarda, se accomuna da Tenco io ti ringrazio, però sì, ma i maestri servono per questo, per capire. Picasso diceva: i mediocri copiano, i grandi rubano, uno cerca di rubare il più possibile, ecco. Senti, parlano sempre di immagini, canzoni tipo Quando passa Maria, piuttosto che Ricominciare, ma è difficile citarne solamente un paio, perché sono una più bella dell'altra, obiettivamente, lo sai che ne abbiamo parlato diverse volte. Eh sì, ti ringrazio, il fatto è che una canzone dura 3 minuti e mezzo, e quindi la devi far vedere, oltre a farla ascoltare. Quindi quando ci sono le immagini l'ascoltatore può attaccarsi a qualcosa anche di visivo, ci puoi mettere un profumo, ci puoi mettere tante cose, quindi le immagini servono, considerando che è un'opera che dura 3 minuti, quindi devi convincere più gente possibile in poco tempo. Poi il tema dei migranti, quello di quest'anno, diciamo che può rientrare anche in alcuni dei tuoi brani. Assolutamente sì, il tema dei migranti è l'attualità, ma in realtà c'è sempre stato e ci sarà sempre. Ovviamente l'Occidente ha toppato, il decadentismo occidentale sta aumentando, 800 milioni di persone, perché l'Occidente, se noi consideriamo l'Europa, gli Stati Uniti, sono 800 milioni di abitanti, stanno con l'80% delle risorse della terra, gli altri 6 miliardi e 100 milioni se ne sono accorti, e giustamente vengono, perché quando tu hai una guerra in casa, quando hai problemi di fame, di sfa, semplicemente sfamare i tuoi figli, e vedi, perché adesso lo vedono anche loro con la globa, con internet, adesso possono vederlo anche loro, vedono che un occidentale mangia con me 6 di loro, 10 di loro, un po' di... io devo fare la stessa cosa, ho detto andiamo. Ma nonostante questo, comunque io seguirei la regola numero 5. Mi sveglio e dico: facciamo un figlio comunque. L'Occidente non ne fa più, sta talmente tanto bene che non ne fa più. Loro fanno figli. Quindi la speranza... Anzi, la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi sì,
L'umanità è bella perché continua sempre a vivere. Grazie, Giuseppe. Grazie a te. Grazie all Music.